Ciao ragazzi, oggi ci troviamo sempre qua nel nostro super piazzale, dove utilizziamo sempre per i nostri video, perché vi voglio mostrare la nostra Yaris GR con cui usiamo nei time attack. Su questa abbiamo sviluppato, dopo 2 mesi di duro lavoro, la centralina, la mappatura della centralina originale. Prima di sviluppare la mappatura, chiaramente abbiamo dovuto fare tutto il contorno. Ovviamente il nostro airbox in carbonio, il nostro intercooler, uno scarico completo con l'esclusione del catalizzatore, perché la macchina la utilizziamo in pista e quindi non c'è bisogno di utilizzare il catalizzatore. La mappatura della centralina originale è stata veramente un'impresa molto dura e abbiamo impiegato parecchio tempo prima di uscire al pubblico con un prodotto che secondo me adesso è valido. E le prestazioni sono molto migliori rispetto a quelle che è in grado di dare un modulo. Ho visto diverse prove in giro di altri concorrenti che hanno sviluppato la mappatura della centralina originale, ma i tempi sul 100-200 sono quelli che si fanno con un modulo aftermarket di qualsiasi marca. Invece noi siamo riusciti, dopo parecchie difficoltà, ad arrivare ad un prodotto di elevato livello, secondo il mio parere, anche perché i tempi sul 100-200 sono davvero importanti. Non è tanto importante la potenza e la coppia che abbiamo ottenuto, piuttosto la prestazione dell'auto su strada, che è la cosa secondo me più importante, perché un grafico ti può dare 350-400 cavalli, ma poi la macchina, se su strada non va forte, i numeri non ci dicono niente. Quello che è importante è che la macchina vada forte. Quanto l'auto ad alti giri dai 5.500 ai 7.000 sia un mostro. La macchina là si vede e si sente tutta che ad alti giri è proprio una potenza costante, come del resto si vede anche dal grafico che abbiamo visto sul banco. Questo proprio la rispecchia esattamente. Mi piace veramente tanto. Sentite come l'auto ad alti giri allunga forte.